Innanzitutto per la verbalizzazione diamo atto che sono le ore 11:28 del giorno 4 maggio del 2010. Siamo all'ufficio della Procura Repubblica di Varese ed è presente il professor Luigi Manconi per essere ascoltato quella persona informata sui fatti. Cortesemente si dà prima le sue generalità agli ufficiali di PG che mi assistono per la verbalizzazione. Lei è il signor? Luigi Manconi, sì. Nato a Sassari. Sì. Il 21-02-1948. Sì. Sì. Ha qualche pseudonimo o soprannome? Come? È una domanda di rito. Se... Sì, lo so. Se ha un secondo nome... No, c'ho un pseudonimo, ma non è... ma sono cose... Nazionalità? Letterarie. Sì. Italiana? Residenza anagrafica? Via 20 settembre 49, sì. Roma. Dimora? Via 20 settembre 49, Roma. Stato civile? Libero di Stato una volta si diceva, non so. Sì. Ma non credo che esista più come definizione. Professione? Docente universitario. Ok. Allora, senta professore, io l'ho chiamata appunto quale persona informata sui fatti e per quanto riguarda i fatti mi riferisco alla vicenda della morte di Giuseppe Uva, che è dell'anno 2008. L'ho chiamata perché lei, in una serie di dichiarazioni pubbliche, a parte le opinioni sulle quali naturalmente non interveniamo perché non riguardano l'indagine, ha manifestato conoscenza di fatti. Allora, innanzitutto io le chiedo quali sono le fonti dalle quali lei se ha appreso i fatti di cui poi ha avuto modo di parlare, sui quali poi torneremo per quanto di interesse per l'indagine. Si tratta di fonti tutte pubbliche e dunque tutto ciò che io conosco è, per così dire, del relato, e queste fonti sono poi circoscrivibili in realtà a alcune persone e a alcuni organi di informazione, nel senso che ho avuto modo di parlare con la sorella della persona morta, cioè la signora Lucia Uva, ho avuto occasione di parlare con il legale della famiglia, l'avvocato Fabio Anselmo, e poi sono stato evidentemente estremamente attento alla ricostruzione dell'intera vicenda, partendo dalle fonti di informazione tradizionale, delle quali per la verità ero già venuto a conoscenza mesi e mesi prima del momento in cui poi mi sono interessato più fattivamente della vicenda, nel senso che all'inizio di quest'anno, quando ho realizzato un progetto di libro per la casa editrice Il Saggiatore, tra i nomi che venivano presi in considerazione come materia di questo libro c'era anche quello di Giuseppe Uva, ma all'epoca era un nome tra i non pochi che avevano sollecitato la mia e la nostra attenzione relativamente alle circostanze della morte, all'interno di un progetto dove appunto si doveva lavorare intorno a una serie di vicende relative a morti in regime di privazione della libertà. Uso questo termine esteso perché non si riferiva solo a un'istituzione, a un'altra, ma riguardava appunto vari sedi in cui persone
a vario titolo private della libertà possono trovare la morte. Quindi questo nome esisteva già, diciamo, nella mia memoria e nei nostri archivi. Quando io uso il termine nostri e mi riferisco a noi, intendo dire l'associazione A Buon Diritto, della quale sono presidente. Successivamente a quei contatti di cui prima dicevo, ho avuto modo anche di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo relativo al avviso di garanzia nei confronti dei due medici dell'ospedale di Circolo. Queste sono le fonti complessive. Quindi riassumendo, per quanto riguarda i dati diciamo dell'indagine, lei ha parlato con la sorella del deceduto, certo, e ha guardato gli atti, certo, relativi al procedimento a carico dei due medici. Esatto. Oh, allora, ripeto, sempre alla ricerca di ogni dato che possa essere utile dalle indagini, vorremmo sapere, lei per esempio ha avuto accesso alle consulenze dei primi consulenti di parte? No, decisamente no. Lei sapeva, dalla documentazione che le è stata data, emergeva la presenza di consulenti di parte diversi da quelli poi citati dall'avvocato Anselmo sui media? Dunque, al momento non ho assolutamente presente quali siano quelli citati dall'avvocato Anselmo. Diciamo quelli prima che venisse nominato l'avvocato Anselmo, ecco, per capirci. So, in maniera molto approssimativa, che i familiari, ma forse è meglio dire la sorella del deceduto, in una fase in cui riteneva di non sapere a che santo votarsi, per capirci, in una condizione di grande incertezza e smarrimento, e appunto prima... Determinata da cosa, scusi se... Dal fatto di non farsi una ragione della morte del fratello, tutto qui. Ah, dal fatto di non essere convinta che quella morte non avesse delle circostanze non chiare. E allora? Si fosse rivolta in una maniera, credo, appunto molto approssimativa a avvocati e peritti, però non so nulla di più di questo. Scusi, perché dice in maniera molto approssimativa? Non ho capito. Perché non sono in grado di sapere se questo è avvenuto attraverso l'affidamento di un vero e proprio incarico. Io so che per esempio si è rivolta a vari avvocati, so che ne ha avuto almeno uno prima dell'avvocato Anselmo, ma di questa fase, ecco, di questa fase so pochissimo. Ecco, quindi lei, l'avvocato Anselmo, quando le ha messo a disposizione gli atti, non le ha messe a disposizione gli elaborati dei primi consulenti di parte, quelli che hanno partecipato a tutte le attività dal primo minuto? Dunque, perché direi di no. Lei comprende bene l'importanza di quello che hanno potuto constatare i consulenti di parte dal primo minuto, partecipando anche alle autopsie? Sì, però devo anche dire, la mia risposta è, cioè non voglio sembrare... Ho detto direi di no, intendo dire credo proprio di non aver avuto modo di vedere questi documenti, ma io devo dire che il mio interesse per la vicenda e la mia attenzione è stata indotta da altri elementi, altri fattori di ordine diverso. Per un motivo anche molto semplice. Io non ho né una formazione giuridica né un'aspirazione giuridica. Mi piace il diritto, ma veramente solo esclusivamente come curiosità intellettuale. Dunque, ho considerato quella vicenda sotto profili molto più... limpidamente avvertibili, molto più nitidi alla immediata percezione. Quali? Io se vuole faccio un esempio.
Ad esempio, la denuncia, se il termine è esatto, di Alberto Bigiogero. L'interrogatorio. Cos'è che l'ha colpito di quella denuncia, scusi? Qual è la cosa che ha attratto la tua attenzione? Direi proprio i primi passaggi della ricostruzione. Cioè della dichiarazione, non della ricostruzione. No, della ricostruzione fatta da Bigiogero in della quella... dichiarazione, perché... Sì, ma poco fa infatti, se è presente, ho detto, sì, in quella che non so se si chiama denuncia. Ah, ecco, sì, sì, è una dichiarazione che lui ha reso. Il termine tecnico... O comunque un avevo già anticipato che... No, no, va bene. Ecco, ma... vede, però già lei mi dice esposto. Sì, appunto, sì, vabbè, non ci formalizziamo. In quella esposto o denuncia c'è sotto il profilo, come dire... letterario, una ricostruzione. In quella, sì, ricostruzione, che ovviamente fino a che non è smentita, no, è già ampiamente smentita. Sì, fino a che non è smentita, a me risultava, è già ampiamente, sì, smentita, dal primo minuto. Sì, ma io le sto parlando di quando io vengo a conoscenza di quella testimonianza. È già ampiamente smentita quando lei viene a conoscenza, ecco, professore. Io non perché è stata smentita nel giugno del 2008, sì, quella dichiarazione di Bigiogero. Allora, io non so che cosa è stata smentita. Tutto. Intanto. Sì, allora, per questo a me interessa sapere, allora, dopo due anni, lei che elementi ha, beh, per fare le affermazioni che noi abbiamo sentito, se ha elementi. Se non ha elementi, vabbè, rimangono sue opinioni. No, se invece lei avesse degli legittime opinioni, per l'amore di Cielo. Sì, se lei invece avesse... Vorrei ben dire, io stavo dicendo legittime opinioni cosa. Per quanto riguarda i fatti. Poi, sì, certo, se altri si sentissero lesi nel loro onore, quello è un problema di altri. Se altri? Si sentissero lesi nel loro onore da certe dichiarazioni, è un problema che non riguarda... La dichiarazione di chi? Di chiunque. Ah beh, io escludo di aver leso l'onore di chiunque. No, mi riferivo, anzi, alla all'aggettivazione utilizzata per il termine opinioni. Le opinioni sono, sì, legittime, sì. No, ma voglio dire... noi comunque non riguardano, fino a quando non diventano altro per quel tipo di situazione che abbiamo appena accennato. A noi riguardano invece le affermazioni, sì, di, sì, fatti. Sì, sì, certo. Allora, dato che lei... No, siccome mi vanto di non aver mai leso l'onore di alcuno al punto di non aver mai avuto denuncia in tal senso, allora ero sorpreso dal fatto che venisse... No. Allora dicevo, non per esempio... Non quella... in quello che dico, certo, io. Le stavo dicendo, le dichiarazioni di Bigiogero dalle indagini sono risultate smentite già a partire dal giugno del 2008. Sì. Allora... Io chiedo a lei, quindi, qual è il punto che lei ha ritenuto di particolare interesse, certo, al punto da, diciamo, come, ripeto, lei ha ritenuto legittimamente di fare, di impegnarsi dal punto di vista dell'informazione o controinformazione in maniera abbastanza decisa, utilizzando questa persona come un fatto... in discussione. No, ma se posso, lei mi deve dire entro che limiti io... Tutto quello che lei no, perché esempio... Perché noi videoregistriamo... Per esempio, per dirle una, io non faccio controinformazione, sia chiaro, faccio informazione e soprattutto faccio azione pubblica e la faccio circa da una trentina d'anni e la faccio spesso sui temi di cui anche oggi... discutiamo, quindi nel caso specifico. Ai fatti, lei diceva che la dichiarazione di Bigiogero, cioè per esempio una ricostruzione proprio dei momenti iniziali del fermo, sì, nel quale il Bigiogero sostiene, appunto, che vi fosse una sorta di ricerca focalizzata su Giuseppe Uva, nominalmente indicato come destinatario di quell'azione, e questo fatto, cioè che nel corso di quel fermo la persona diciamo privilegiata dall'attenzione di chi lo ferma fosse Uva, risulta a mio avviso ancora una volta logicamente, perché il piano sul quale io opero ovviamente è questo. Scusi professore, prima che andiamo su un altro piano, ma ritornando al fatto. No, ma sono sul fatto, No, se ne sta un attimo allontanando dal punto di partenza, cioè quindi lei prende per oro colato quello che dice Bigiogero.
Prendo per oro colato? No. Mi scusi. No. No, assolutamente no. Sì, perché no. Tutto quello che ha dichiarato Di Giorgio è assolutamente smentito da dati oggettivi. Allora, nella mia vita non prendo per oro colato quasi nulla, quindi non prendo per oro colato una ricostruzione. Però, ad esempio, quel dato che un attimo fa ho evidenziato, che non è smentito dai fatti, che lei mi dice essere smentito dai fatti, glielo dico il perché, successivamente perché quando, scusi, si lascia interrompere perché così anche lei si lascia interrompere, non so, se siamo d'accordo su questo io sono d'accordo. No, aspetti, io faccio le domande e lei mi dà le risposte, sì. Però quando io ritengo di poterle fornire un elemento, assolutamente la sua, sì, la sua risposta sì, possa essere più precisa, esatto, o comunque anche tenga conto del dato che lei assolutamente dice, sì, eventualmente. Però se lei mi dice oro colato, io le dico no, esatto. Allora non, le dico, non è un mio linguaggio. Il dato, la dichiarazione di Bigiogero sul fatto che ci fosse una caccia all'uomo, una ricerca mirata, è smentita da più dati. Primo fra tutti il fatto che al momento dell'intervento della prima pattuglia, e non dell'unica pattuglia, ma della prima pattuglia, non sapessero assolutamente chi fossero i personaggi che stavano compiendo ciò che stavano facendo. Quindi loro sono intervenuti senza avere assolutamente la conoscenza dell'identità delle persone che avevano comportato l'intervento. Una volta intervenuti sul posto, quello che Bigiogero indica come la caccia a uva non è altro la conseguenza del fatto che Bigiogero subito si ferma, mentre Uva scappa. Semplicemente questo. Sì, ma io non ho detto quello che lei mi ha attribuito. Io dico che a questo punto viene identificato nominativamente, non precedentemente. Certo, perché Uva era un soggetto ampiamente conosciuto dalle forze dell'ordine. Ho detto questo. E qual è il dato che l'ha attenzione però. Qual è il dato che l'ha colpito? Mi ha colpito il fatto che in quel momento Uva venisse identificato, riconosciuto, e che successivamente di due persone fermate, sì, quindi Bigiogero e Uva, sì, si avrà un diverso destino e anche una diversa gestione. Inevitabilmente. Nel momento in cui, sì, ma inevitabilmente anche diverse la reazione. Ma io non sto contestando una interpretazione, sì, diversa, no, ma io sto dando la mia interpretazione. La ricerca dei fatti, benissimo, non dell'interpretazione dei fatti. Benissimo. Che lei conosce, che evidentemente può darsi anche che noi siamo sfuggiti. No. Quindi io voglio sapere se lei, vorrei, il mio obiettivo è sapere se lei è a conoscenza, visto che ha ascoltato persone, no, però. La sorella per esempio, oppure ha letto atti e quindi può aver colto fatti che noi sono sfuggiti, di cose per noi utile alle indagini. Allora, io ho premesso, e se l'interrogatorio video registrato è facilmente verificabile, non c'è dubbio. Fatti pubblici. Ho intenzionalmente usato il termine pubblici, quindi è del tutto. Scusi, lei conviene sul fatto che fatti pubblici sono soltanto le conferenze stampa della sorella della vittima, del deceduto, e le dichiarazioni dell'avvocato Anselmo? Perché, no. E quali sono i fatti pubblici? Per esempio, interviste. A chi? A conoscenti e parenti. Quali? Giornali e mezzi televisivi. Sì, ma quali conoscenti, persone? Persone che per esempio intervistate, sì, però qui stiamo facendo un salto. E persone invece, intervistate? No, però no, io volevo seguire il mio percorso. No, se no, vabbè, ci ritorniamo, non si preoccupi. No, se lei me lo consente, perché io ho detto... Non perdo il filo, però... Io ho detto, no, io lo perdo perché non sono una macchina. Va bene, allora ritorniamo e poi dopo... Non sono una macchina. Va bene, torniamo indietro. Il destino, la sorte, la gestione delle due persone fermate è molto diverso. Bigiogero viene tenuto in un locale, Uva nell'altro. Dov'è l'anomalia? Bigiogero è lì osservato da lontano, al punto che può usare il suo telefonino per chiamare il 118. Dov'è l'anomalia? Un numero rilevante di persone sta invece altrove, presumibilmente nella stanza dove c'è Uva.
Allora, già le due persone vengono gestite in maniera diversa. Scusi, professore, abbia pazienza. E questa cosa rappresenta scusi, a mio avviso... Scusi, professore, ma questa è la trama del suo libro? No. O lei sta facendo considerazioni tecniche? No, per guardi, capire? Però, guardi però, ascolti. Ah, io ascolto tutto. Se lei mi dice, questa è la trama del suo libro... Sì, la valutazione non di... la ritengo un'affermazione, come dire, rispettosa nei miei confronti. Ah, no, lo è assolutamente invece, perché non è offensivo dire la... sì, lei ha premesso sì. Che no. Dall'inizio dell'anno no, non sta è un... lavorando allora, ad un progetto quel libro, non ha, quel libro non ha una trama, il termine trama è riferito alla narrazione. Ah. Questo libro non è un libro di fiction, non è un libro di invenzione letteraria, è un libro di documentazione. Scusi, mi vuole dire allora, qual io è sto... la contestazione, qual è il le dato? Sto dicendo semplicemente che io evinco... Professore, mi scusi, sì, però qual è il dato? Lei mi ha detto che mi può interrompere, però è lo anche sto suo dovere farmi certo, ma non si preoccupi, avrà tutto il non tempo. Sono preoccupato, sono serenissimo anche perché... Benissimo, sono contento. Ritengo allora, di poterlo essere. Necessariamente. No, necessariamente no, ritengo di poterlo. Certo, non grazie. C'è motivo perché lei non lo sia. Questo è il necessario a cui mi riferivo. Senta, allora, le voglio fare una domanda precisa. Lei, nella dichiarazione resa al programma Linea Notte, nella trasmissione, perché noi abbiamo acquisito un po' tutti i filmati, le cose, intervista rilasciata alla giornalista Serdozzo, se non ricordo male il nome, nella notte tra il 22 e il 23 di marzo, lei, parlando dei medici dell'ospedale, ha detto, in particolare si riferiva a quelli indagati, evidentemente ora imputati, parole testuali, lei ha detto, sono da considerare degli incapaci o compiacenti. Se può per favore spiegare meglio questa affermazione, se questa sua affermazione si riferisce a conoscenza di dati e in particolare per il secondo termine che non è di poco conto. Ma il termine compiacente lei ha un significato... l'intenzione è molto semplice, sono stati responsabili di una gravissima negligenza professionale tale da produrre la morte dell'uva e tale poi da avere quelle conseguenze penali. Oppure semplicemente si sono comportati in una maniera frettolosa, superficiale, distratta nei confronti di una persona che gli era stata portata dopo un fermo, dopo una richiesta di TSO e dopo quindi una vicenda che evidentemente non lo collocava tra i pazienti privilegiati. Quindi lei oggi non ripete il termine compiacente? Sì, sì. E allora no. Cosa c'entra il termine compiacente? Come non lo ripeto? Compiacente è un'altra cosa. No. Compiacente è un'altra cosa. Non c'entra niente con la superficialità, trascuratezza ed altro. Compiacente, ho detto. No. Ho detto. Compiacente nei confronti di una situazione che era quella di un paziente portato lì al termine di una vicenda confusa, disordinata, che appariva come l'esito di una storia di cronaca nera e che ma hanno da quindi quale portato... cronaca nera, scusi, professore? Da quale dato le dalla perché cartella immagino ovviamente che i medici sapessero che quella persona era stato fermato in stato di ubriachezza, era stato trattenuto in una caserma e poi era stato portato al pronto soccorso. E dov'è la compiacenza? Qui... dagli atti che lei ha visto, dato che lei è... ha appena detto di aver valutato la cartella clinica. C'è qualche dato che è sfuggito a noi che le ha consentito di fare questa valutazione di compiacenza che non significa superficialità? Evidentemente allora lei ha usato un termine improprio in quell'intervista. No, allora, ripeto, la compiacenza, che ribadisco e confermo, nei confronti di una situazione che... poneva uva non in una condizione di paziente privilegiato meritevole di tutte le attenzioni e di tutte le cure. Compiacente nei confronti di una vicenda che riguardava un, virgolette, disgraziato. Cosa significa compiacente? Io non ho capito. Compiacente rispetto a secondante. A secondante chi?
assecondante una situazione. Quale situazione? Quella che ho appena descritto. Io la posso, non la capisco. La posso ripetere? Vabbè, la ripeterò allora. Eh sì, perché deve essere. Allora, ci più sono chiaro. Due possibilità, dicevo. Sì, ma parliamo della compiacenza, a meno che lei oggi dice no, mi sono espresso male e lasciamo perdere. No, nell'intervista no, uno può usare un termine improprio, certo, e certo. Finisce lì, non è mica un problema. Non è mica un problema. Altrimenti che cosa significa compiacente? Allora, scusa. Significa molto semplicemente, lo ripeto, poi lei può essere non soddisfatto, certo. Compiacente nei confronti di una situazione che vedeva protagonista un povero Cristo. Questo ma cosa dire. Significa compiacente? Compiacente significa fare qualcosa per assecondare un altro, per fare piacere a qualcuno. No, compiacente può essere verso una situazione. Verso nel caso specifico, senso, ho detto, allora, ripeterò. Sì, sì, c'è necessità per con, questo, glielo chiedo. Precisione e lentamente. Benissimo. Compiacente nei confronti di una situazione che vedeva come protagonista e vittima, così sarebbe stato, un povero Cristo che aveva passato le ore precedenti in una condizione che erano quelle del stato etilico, del fermo, della permanenza in caserma, della richiesta di TSO, del pronto soccorso e dell'ospedale e del reparto sì, psichiatrico. Sì, ma la compiacenza cosa significa? Scusi, perché lei questo. Continua a giocare con le parole. Non spiega, cioè compiacente verso una situazione, cioè? Sì. E cosa significa? Cosa avrebbero fatto per far piacere, per non assecondare, hanno, come non ha detto hanno lei? Operato con la dovuta diligenza. Cioè? Non hanno, cioè, seguito quel paziente come qualunque paziente affidato a un medico. Chi lo merita. Dice questo? Lei l'ha detto sulla base di... No, a quale mezzo? No, piano, no. Allora no. Io l'ho detto in alternativa alla prima ipotesi. Ma lei quali elementi dico, ha per fare nessun elemento. Lo quindi deduco. Quindi è un'illazione la sua. Lo è da una cosa? Deduzione. Da cosa? Dal fatto che una persona viene ricoverata. E allora? Questa persona ricoverata. Sì. Deve esserne ovviamente conosciuta la situazione. E allora? E i due medici che... Non c'è bisogno di alzare la voce, il microfono se le percepisce bene. E allora? Siccome lei alza la voce io devo stare un po' non dietro a lei. Io, non la sto alzando. Io mi arrampico perché lei sì, è più sì, dotato sì, di me. Quindi ah, io... ecco. Sì. E allora? Quindi, riprendo perché lei avendomi interrotto mi ha fatto sì, perdere sì. Il filo. E quindi stavo dicendo sì. Che una persona che viene... ricoverata col TSO oltretutto in un reparto psichiatrico e al quale alla quale persona vengono somministrati farmaci che si ritiene fossero incompatibili col suo stato, questa persona o è vittima di un gravissimo atto di negligenza professionale o di ignoranza professionale oppure di una trascuratezza derivata dal fatto che non si presta attenzione a un povero Cristo. Questo è il ah, senso quindi della sta mia. Cambiando? No, non ho sì, cambiato. Sì, ha cambiato radicalmente. Vogliamo sentire da capo? Ma non si preoccupi, sarà trascritto tutto. Vogliamo sentire da capo tutta la direzione? Sarà se non sa cosa sta scritto. Prima sì, lo sa qual è ha la differenza. Ha cambiato rispetto prima, no. All'affermazione. No. No, prima ha detto disgraziato, poi ha detto povero guardi Cristo. Guardi che non mi ha compreso perché lei mi ha interrotto. Non ha cambiato rispetto a quello che ha detto oggi, ha cambiato rispetto alle dichiarazioni televisive. Perché la compiacenza è un'altra cosa. Quando lei ha reso quella dichiarazione, sì. L'ha reso dopo che c'era già in atto un procedimento penale a carico dei medici con un'accusa formale di imperizia e negligenza con la conseguenza di un'incriminazione per omicidio colposo. È ovvio. Allora, lo sapevo, era ovvio quindi... Garantisco che lo sapevo. Era ovvio quindi che lei potesse sostenere l'ipotesi della imperizia, questo è pacifico, adesso sulla base di quello che lei sta dicendo traiamo la conclusione che la sua affermazione che l'alternativa potesse essere la compiacenza in realtà è a essere benevole una espressione non felice perché lei non ha nessun elemento per indicare un altro comportamento possibile oltre quello contestato dai pubblici ministeri ai medici responsabili. Ma, chiarito questo? No, non mi interessa la sua opinione, a me interessava. Mi ha detto che abbiamo chiarito. Mi ha detto che interessava la mia opinione, però. No, l'ha detto perché le interessava e mi interessa comunque, sapere i fatti
sulla base dei quali lei ha pronunciato determinati. Allora, come è noto, adesso passiamo ad un altro fatto, questo è chiarito. Appena iniziato questo incontro, questo è chiarito. Io ho detto che io posso solo parlare del relato di fatti pubblici. Quindi, no, lei ha fatto una dichiarazione, io la dovevo chiarire. Vabbè, ha fatto benissimo, infatti. Perfetto. L'ho chiarito. L'abbiamo chiarito che il termine compiacente. E poi lei ha espresso un'opinione. No, no, una considerazione. Lei ha espresso un'opinione che. Professore, lei non è qui a darmi giudizi, chiaro? Ma nemmeno lei sulle mie opinioni. No, no, l'ha appena dato. No, no, io è il mio dovere farlo. No, no, sulle mie lei opinioni. Lei si attenga al suo ruolo di testimone. Lei un attimo fa ha detto che non giudicava le mie opinioni, le ha appena io non giudico le sue opinioni. Sì, sì, è come. Io non giudico le sue opinioni che lei ha abbondantemente espresso in mille occasioni su questo caso. E non mille, ma insomma, in due o tre, il minimo rispetto a un caso come questo. Problemi suoi, valutazione sua, a me continuano a non interessare. Ma ciò, quando invece come lo ribadisce in continuazione? Quando lei invece si è espresso su fatti, noi abbiamo il dovere di esaminare tutte le persone che si dichiarano a conoscenza di fatti. Oggi lei è stato citato, le abbiamo chiesto sulla base di che cosa manifestava di avere informazione su fatti, abbiamo appurato quali sono le sue fonti, abbiamo verificato che alcune di queste sue fonti in realtà non sono tali, perché non è che solo perché c'è un'intervista su un giornale allora si accredita quel fatto come certo, eccetera, eccetera, eccetera. Guai a fare. Alla fine, e siamo alla fine per quanto riguarda questo passaggio, le ho chiesto di dirmi se quando si è espresso televisivamente affermando una possibile diversa interpretazione del fatto da noi contestato ai medici, qualificandolo come compiacente, lei stava esprimendo un'opinione oppure aveva dei fatti da illustrarci. E questo gliel'ho chiesto dopo che lei mi ha detto di aver esaminato anche la cartella clinica, quindi era mio dovere verificare se quella sua affermazione avesse un qualunque riferimento a quella fonte documentale da lei osservata. Lei alla fine non ha ripetuto il termine né il concetto di compiacenza e con un giro di parole ha ripresentato il problema dell'imperizia o negligenza. Quindi non è così, la mia, certo che è così. Quindi la mia valutazione è che lei evidentemente quando ha usato il termine compiacente non aveva nulla da dirci rispetto ai fatti, ma l'ho anticipato mezz'ora fa, probabilmente possiamo andare avanti all'infinito, l'ho anticipato e probabilmente ha usato un termine infelice. Ascolti, lei in più passaggi delle sue dichiarazioni afferma un fatto. Quindi anche per questo vale tutta quella serie di domande che le ho fatto prima, e cioè sulla base di che cosa lei afferma che questo fatto, di cui adesso parlerò, sarebbe avvenuto, e cioè che Uva sarebbe stato soggetto passivo di un pestaggio. Sulla base di quale dato lei più volte ha affermato questo episodio? Può darsi lei conosca cose che noi ignoriamo, me le dica. Allora, premessa, è iniziato questo nostro incontro con la mia affermazione che io non conosco cose se non fatti pubblici che riferisco del relato, quindi possiamo andare avanti giorni e io non posso far altro che ripetere questa considerazione che hai fatto all'inizio di questo incontro. Dunque, sì. Io non conosco nessun fatto che sia sconosciuto, immagino, agli inquirenti. Questo lo verificherò alla fine di questo esame. Dunque, le sue dichiarazioni che noi abbiamo letto non lasciavano immaginare questo, per questo l'ho chiamata per verificare. Benissimo. Adesso le sta chiarendo che in realtà tutto quello che lei ha detto l'ha detto solo del relato. No, sì, ho sempre detto a quanto questo. Pare. Sempre detto questo. Non l'ha mai, e ho sempre indicato, in e ho sempre indicato le fonti e mi sono comportato con la necessaria prudenza che
A me interessa se lei conosce i fatti. Io ho detto lo no, sto verificando che fino adesso lei i fatti non ne conosce. No, non lo sta verificando, l'ho anticipato io quanto? Tre quarti d'ora fa. Quindi non è un problema. È facile per lei verificarlo dal momento che l'ho anticipato. Sì, vabbè. Sì, ma l'ha anticipato oggi perché l'ho chiamata. No. Non è che l'ha anticipato nelle sue dichiarazioni. Ho sempre indicato le fonti. Allora, professore, mi vuole dire ho sempre indicato le fonti. Più volte che Uva sarebbe stato sottoposto ad un pestaggio. Ho sempre indicato accuratamente le fonti da cui derivavano le mie affermazioni. Sì, ci ha appena detto quali erano le sue fonti per altri passaggi. Cioè, se sono vere le affermazioni che lei giudica inattendibili, ma io ovviamente su quelle mi sono basato. Ah, ecco. Di Di Giorgio oppure del posto di polizia o poi di che cos'altro? Sto facendo l'elenco? No, adesso sto parlando di questo, se lei vuole saperlo. Il posto di polizia? Sì, presso l'ospedale, quel tipo di segno individuate rimandavano a lesioni difficilmente compatibili con forme di autolesionismo. Ma quello che, se lei mi consentisse... Prego. È importante è che io non sono un perito di parte o un consulente che sta misurando con un'altra parte una ricostruzione, che so, traumatologica. E quindi? Io, sulla base delle informazioni di cui vengo a conoscenza, io sollevo una questione pubblica. Questo lei potrà non apprezzarla, ma è esattamente, solo ed esclusivamente ciò che io ho fatto. Non è che non l'apprezzo, non mi interessa questo. Appunto, ma allora ha sbagliato a chiedere la mia testimonianza. Non ho sbagliato. Perché palesemente io, tutto ciò che ho detto, tutto ciò, ogni parola, deriva dal mio ruolo pubblico e dalla mia storia di... persona impegnata su questi temi, e così viene costantemente presentata senza possibilità di equivoco. Io svolgo, credo di svolgere, un ruolo di interesse pubblico a tutela di un bene collettivo, che è quello della trasparenza dei comportamenti delle istituzioni. Benissimo. A lei non piace o non interessa, io svolgo questo, io di questo rispondo. Allora, e oltretutto le dico che questo ruolo è quello per il quale io vengo sentito, non perché sono un anatomopatologo, non perché sono un addetto alla... Adesso ascolti me. Professor. Sì, io l'ascolto, però adesso come vede non mi fa finire. Lei ha espresso chiaramente il suo pensiero. Benissimo. Non è detto che lo debba ripetere ulteriormente, approfondire, ben chiaro. Beh, se me lo interrompo, allora, sì. Perché ritengo che lei ha risposto. Benissimo. Ha già detto quello che doveva dire. Allora precisiamo. Lei ha il suo ruolo, nessuno glielo contesta, ma nessuno può contestare invece il mio, che non è quello di interesse pubblico, ma è di funzione e servizio pubblico, che è abbastanza altrettanto chiaramente delineato. Sicuramente. Questo caso di cui io mi sto occupando è relativo alla morte di Uva Giuseppe. Quando lei quindi svolge un ruolo di carattere generale, parla di ciò che ritiene. Quando lei si è espresso su Uva Giuseppe, lei ha mostrato, così è sembrato a chi ci ha anche trasmesso la rassegna stampa, di essere a conoscenza di fatti che potevano essere utili alle indagini per ricostruire quello che era accaduto. Lei nella trasmissione Linea Notte, nella notte tra il 22 e il 23 di marzo, ha definito il comportamento dei medici con un'alternativa secca, incapaci, e quello era un fatto che faceva già parte dell'accusa giudiziaria, o compiacenti. La compiacenza è una cosa ben diversa dall'imperizia, e quindi era necessario, soprattutto dopo che lei oggi ha precisato di aver visto la documentazione sanitaria, da parte del pubblico ministero accertare se la sua era una errata espressione, una mera opinione, o invece la prova, il segno, la dichiarazione pubblica di una scoperta di un dato che a noi eventualmente era sfuggito. Abbiamo accertato oggi che lei quel giorno ha detto un qualcosa
che non può oggi neanche ripetere perché è privo di qualunque aggancio oggettivo. Assolutamente no. Eh sì. No, assolutamente no. Eh sì, e non ammetto repliche. Andiamo avanti. Lo deve ammettere. Non le compete la replica, sì, sì, a me. Sì, sì, no. Sì, sì. Invece sì. No, si sbaglia. La compiacenza è un'azione dolosa. No, lei andiamo avanti, fa, non mi interrompa, ascolti. Vabbè, sì, però. Non mi interrompa, ascolti. Sì, ma io volentieri ascolti. Non la interrompo perché riconosco il suo ascolti. Ruolo di pubblico ministero. Non mi sembra. Lei non riconosce il mio ruolo. Lei è qui come testimone. Appunto, non riconosce il mio lei ruolo di testimone. Lei ha affermato in più occasioni. No, ma lei non lei riconosce il mio ruolo. Lei ha affermato in più occasioni che vi era stato un pestaggio, sì, ma se... dato che sicuramente dato che ha affermato ho detto sicuramente dato affermato. Che posso commentare positivamente dato quello che lei dice o no, certamente, ma volevo essere solo sicuro, io volevo enfatizzare quello che lei dice, ho affermato vabbè, in più occasioni, non ritengo sia necessario che presumibilmente credo che spesso appare presumibilmente, talvolta senza l'avverbio prudenziale presumibilmente, sicuro noi avevamo il dovere di verificare, è fatto bene dato che abbiamo un'indagine in corso collaterale che è partita ben prima dell'attenzione mediatica e che anzi è partita dal primo giorno e va avanti autonomamente, se la sua affermazione fosse la mera conseguenza di affermazioni di altri e quindi come lei oggi ha precisato del relato, oppure fosse il sintomo della conoscenza di fatti utili per le indagini. Oggi lei mi sta rispondendo dicendo che in aggiunta alle affermazioni dei relati, quindi riportate da lei, quindi fonte del relato, lei ha semplicemente una sua valutazione di poca credibilità della genesi di autoproduzione di queste lesioni, perché a suo dire questo non sarebbe stato possibile perché erano presenti troppe persone che secondo la sua opinione, e quindi a questo punto non è più un fatto ma diventa un'opinione, avrebbero dovuto impedire che lui si facesse del male. Adesso anche un'altra cosa ho detto, ma intanto è registrato, può darsi quindi mi si è sfuggito, no, ricordi lei, così la inseriamo subito in questo riepilogo. No, ma l'abbiamo tu, certo l'ho tutto, detto. No, ma per mia tranquillità, qual è la cosa che ho mancato in questo riepilogo? Se fosse attendibile quello che lei definisce privo di totale fondamento, i segni sul corpo di Uva, se fosse attendibile cosa? La famosa dichiarazione del comandante è carta straccia, appunto, è carta straccia, ma questo me lo dice lei, capisce? E glielo sto dicendo io, appunto, è carta straccia, mica mi ha telefonato per dirmelo, certo, e non dovevo, appunto, perché avrei dovuto, scusa, appunto, perché lei perché avrei dovuto, no, assolutamente no, in assenza della sua telefonata io ho continuato a dare attendibilità a quella, ma io non sono solito intervenire sul piano mediatico, le mie indagini, beh, le insomma faccio... oggi non stiamo parlando che del piano mediatico, è no fantastico. Stiamo parlando delle sue dichiarazioni, no, sui fatti mediatici. Dichiarazioni mediatiche. Su fatti. Ma io sono sorpreso che si dia tanto spazio a fatti così insignificanti come affermazioni mediatiche che non contano quando, nulla come quando io sento dire da una persona non contano nulla come noto, quando io sento Abate, dire da una persona che i medici sarebbero stati compiacenti, sì, sì. Mi preoccupo. Benissimo. Di verificare se quella persona possa mai essere a conoscenza di un dato che a noi è sfuggito. Benissimo. Perché compiacenti, sì, sì. Ha un significato ben preciso, sì, sì. Che lei oggi non ha ripetuto e quindi non, ho ripetuto. Non ripetuto. Ha ripetuto. Ho ripetuto, basta. Non ha ripetuto. Sentiremo la registrazione dove c'è scritto che ha ripetuto. Compiacente lei non l'ha ripetuto, perché non ha elementi per dire che i medici abbiano, qualunque medico abbia posto scusi, in essere un qualunque comportamento per far piacere a qualchedun altro. Scusi, la mia registrazione diceva compiacenti verso chi? Diceva compiacenti. Verso chi? Me l'aggiunga lei verso no, chi? Ho detto, no, lei mi sta attribuendo un significato. No, lei sta attribuendo a quella frase un significato che quella frase oggi alla lettera non ha. No, quindi, invece sì. Vabbè, però invece tant'è sì. Vero che quando io le chiedo compiacenti verso chi, lei non ha nulla da dire. Beh, era palese. Ah, è palese, quindi una sua opinione che per me ha valore nulla. Guardi vabbè. Che lei oggi ha detto... Benissimo, vabbè. Ho detto cosa vuol dire. Lei potete. Oggi ha detto, cambiando detto. I termini, no, verso no. La situazione appunto. Dalla quale proveniva Uva. Compiacenti.
Con piacere. Quindi ho ripetuto, come vede, un attimo fa lei mi dice, lei non ripete, io invece ho ripetuto. Come professore, lei ha frainteso... No, non ho frainteso. No, lei sta fraintendendo l'atto odierno. Lei, io ho già capito lei che cosa sta facendo. No, nulla. No, glielo dico io, guardi, poi perché? Sarò facilmente smentito. Ma no, ma lei sta creando volutamente un clima polemico, non accettando il ruolo da testimone, perché io sono pronto a immaginare che probabilmente... uscendo di qua, poi leggeremo domani una sua ricostruzione dell'atto odierno. Come mai? Quindi tanta sicurezza? Ho detto probabilmente. Apprezzo la sua sicurezza. Ho detto probabilmente, no, sa, qualche esperienza ce l'ho anch'io. Mi complimento con lei. Perfetto, lei poi vedremo sicuro. Domani mattina se sono... Vuole fare una scommessa? Non lo so, ma noto l'accento. Dove arriva polemico. La posta? Vuole fare una scommessa? Non so se lei pratica queste abitudini, non mi appartengono. Io quando lavoro sono estremamente però seguito. Siccome lei fa un'illazione per giunta non faccio così leggera, no, è un'illazione per giunta non così leggera, vedremo. Le chiedevo se... Ma vedremo. Vedremo. Il fatto che lei sia stato citato sembra che sia sulle pagine di oggi, non siamo stati certo noi a dare la notizia. Non sono stato certo io a dare la notizia. Ah, non lo so allora chi la piace. Indaghi. Indaghi. E lei il pubblico mistero. Non è un dato rilevante. Appunto, figuriamoci, lo so non benissimo, è un dato ma per rilevante. Nulla rilevante. Non per è nulla un dato rilevante. Rilevante. Però lei ha fatto un'illazione molto, molto, molto grave. Sarò contento di essere smentito dalle prossime ore. Ancora più contento se non l'avesse fatta con se stesso, sarebbe stato felice più che contento. Guardi, di poter dire ho fatto un errore di valutazione, vuol dire che non è in grado. Non ho fatto nessun errore di valutazione. Caspita, ha detto che lei... Ho fatto una valutazione del suo comportamento odierno. No. Assolutamente polemico e insofferente al ruolo di testimone. Assolutamente. Con l'intenzione di difendersi, non ho capito da quali precisazioni, e mi dava tanto il taglio di una proiezione già immaginabile esterna. È un suo problema però, non mio. No, io non ho nessun problema. No, perché lei sta parlando di mass media da un'ora. Io non ho nessun problema. Da siete voi che avete fatto un'indagine sui mass media. Mi dica voi chi, mi dia pure del lei, non c'è bisogno di usare il voi. No, no, io le do del lei dal primo minuto. Non del voi parlo però. Di voi. Ha detto voi. Intendo le varie parti di questa vicenda. Varie parti? Io non sono una parte. Comprese le vostre, le sue fonti. Ah sì, ma io andiamo sono io, avanti. Sono io, le ricordo che sono io, sono un testimone qui. Allora, tanto per... infatti, non ha bisogno di ricordarmi, sono io che glielo ricordo a lei. No, io l'ho presente dall'inizio, sto rispondendo con grandissima attenzione sì, a tutte le sue domande. Ma lei non col può massimo rispetto superare il limite di essere testimone, dell'essere testimone nel venire poi a polemizzare con quelle che sono le mie valutazioni delle sue risposte. No, lei non può polemizzare con le mie valutazioni perché io faccio la domanda, benissimo. Lei dà la risposta, io traggo la conclusione, no. Non compete a lei. Lei sintetizza la mia risposta non in un modo compete. Che io non riconosco come mio. Non mi interessa perché non sarà verbalizzata alla vecchia dire. Maniera la mia valutazione, ma sarà integralmente trascritto ogni parola di questo esame. Quindi io ho la possibilità, il diritto e in alcuni termini il dovere di prendere atto che quando lei ha fatto certe affermazioni, oggi ci ha spiegato che in realtà non aveva nessun fatto alla base dalle no, quali far discendere questa valutazione che aveva fatto. L'ho detto all'inizio della mia testimonianza. Quindi lei è polemico con me motivatamente. Quindi io lo dico perché è mio dovere dare per scontato quel punto e non continuare a fare domande sull'argomento. Assolutamente. A questo punto lei travalica il suo ruolo di testimone e polemizza con la mia affermazione e questo non le compete. Certo, ma io sono oggetto di polemica da un'ora da parte sua. Lei non è oggetto di polemica, è oggetto di domande, professore. No, evidentemente lei è insofferente alle domande. Assolutamente no, sono serenissimo. È insofferente come le ho alle detto, domande. Sono qui con... Altra domanda. Col massimo rispetto altra domanda. Dell'istituzione e sua personalità. Il rispetto non significa, non è incompatibile con l'insofferenza. Altra domanda. Visto che lei, dato che lei mi ha più volte detto di aver tratto le sue convinzioni, che poi l'hanno portato a fare quelle affermazioni non in termini dubitativi ma certi, quale? Dell'esistenza di un pestaggio, dalle fonti che prima ci ha dichiarato, e cioè le notorie e più volte citate dichiarazioni di Bigiorgero e poi quelle incredibili
e poco professionale iscritte dell'ufficiale di PG per il posto di polizia, le chiedo, lei ha avuto la fortuna di verificare in qualunque modo quello che lei aveva detto mediante il riscontro con la consulenza di parte sulle lesioni? No. Quindi lei ignora che in atti vi sono ben almeno due consulenti di parte che escludono qualsiasi pestaggio? Forse lei si riferisce a quelli di cui abbiamo parlato all'inizio di questo incontro, di questa mia testimonianza, mi corregge. Io le ho fatto una domanda e gliela ripeto. Se lei non è chiara, io gliela spiego. No, dico che lei non ho visto più di una perizia. E quale ha visto, per essere così sicuri? Quella più recente. Non ricordo il nome, glielo faccio io per vedere se... Sì. Rondinella? No, non ho visto. Belgiomini? Medico legale di però, Prato? Sì, però non so se sia esattamente questo il cognome, ma mi sembra che sia questo. Credo che sia questo. Belgiomino? Sì. Quello di Prato? Sì, sì. Quindi lei ha letto... Un toscano. Un sì. Toscano, sì. È l'unico toscano della vicenda. Sì. Quindi lei ha ho detto Prato? No, non lo so. È di Prato? Sì. Quindi lei ha letto solo quello? Sì, sì, sì. Quindi l'elaborato del dottor Cannavò, l'elaborato della dottoressa Celli? Dunque, guardi... Consulenti di parte? No, ripeto, non li conosce. Credo che il dottor Cannavò sia forse il primo... No, non è il primo. Relativo al 2008? Ma non è il primo. Ah, non no. È il primo. Relativo no. Al 2008? No, non è il primo, non è quello del 2008. Quindi lei non l'ha avuta questa consulenza? No. Quindi lei non l'ha mai presa? No, no, questo no, sicuramente no. Come vedete, professore, non è che ci sono altri dati che evidentemente non le sono stati forniti. No. Questo è palese, no? Ma io la relazione della dottoressa Celli lei l'ha vista? No, però... No, ma mi segue? Ho risposto, ho detto no. Perfetto. Basta. Allora, no, basta no. Io basta per quanto mi riguarda, domande. Se lei mi dice ah, una certo. Mai, io dico no. Va. Ok, cioè, perfetto. Mi sembra polemico, dottor Abbatti. Scusi? Mi sembra polemico, se io dico no, basta, vuol dire che sto parlando con me stesso, non sto parlando con lei. Ma bisogna chiarirlo, sa, perché sì, non è molto certo. Chiaro quando lei dice basta a chi si riferisce. Sicuramente a me, non oserei adesso mai. Adesso l'ha precisato e io l'ho invitato. Ma non oserei mai. Non lo so, io sì, lo ascolto... Me lo garantisco, troppo rispetto per l'istituzione sì, e per sì, lei. Sì, ma guardi, professor, forse non... io devo svolgere il mio ruolo, devo verificare. Ha ragione. Nel momento in cui da parte sua c'è un minimo di resistenza, io sono consapevole anche che spingo, vado a essere più... Ovviamente non posso chiedere in cosa consiste la mia resistenza? A questo punto diventerebbe una mia opinione, se lei la vuole... Volentieri, l'accetto volentieri. Perfetto. Essendo io totalmente disarmato e privo di qualunque difesa in questa situazione... Beh, non credo che... Per scelta. Di per approfittarne. Scelta. Non mi sono nemmeno preparato. Come vede, non avevo nulla non di ho neanche dubbio, remore a manifestare una mia opinione. Che è mia opinione, quindi questa volta l'ho preciso io, sì. In quanto tale non pretendo che diventi un fatto processuale. La mia opinione è che lei abbia avuto un'informazione decisamente parziale, senza però sapere che era parziale. La mia opinione è che in questa vicenda... anche legittimamente, non è questo il mio compito di valutare quello, qualcuno ha deciso di selezionare atti da mettere a disposizione di altri e dall'elenco che lei mi ha fatto delle fonti che ha consultato, purtroppo la mia opinione è che anche lei è stata, tra virgolette, vittima, chiuse virgolette, di questa parziale discovery, diciamo così. Ora, il fatto che lei oggi ribadisca con assoluta linearità che le sue affermazioni e convinzioni sono, sto parlando del fatto lesioni, per essere chiaro, cioè presenza di lesioni sì. E conseguenza delle lesioni, quindi tre aspetti, presenza delle lesioni,
genesi possibile e conseguenza, che poi è il cuore del problema, che lei ancora oggi, ripeto e gliene do atto, con linearità, precisi, che le sue valutazioni e i giudizi che lei ha espresso e i fatti che ha dichiarato essere accaduti si basino soltanto sulla dichiarazione di Bigioglio e su quelle strampalate e inesistenti, giuridicamente parlando, affermazioni dell'ufficiale del posto di polizia dell'ospedale, significa che non è stato lei messo nelle condizioni di parlare di questi fatti avendo a disposizione la cosa più naturale del mondo, e cioè il dato scientifico, le consulenze che hanno fatto i medici di parte che hanno partecipato fin dal primo minuto su decisione di chi le parla, di chi oggi sta conducendo questo incarico, ad ogni possibile verifica su ciò che era accaduto a Giuseppe Uva. Ci sono due medici almeno, ma in realtà ce ne sono tre, quattro addirittura, che si sono occupati di questa vicenda prima di quella relazione redatta dal dottor Belgioni, che, apro parentesi, qui innanzi a me qualche giorno fa ha rifiutato l'etichetta di consulente e ha detto che lui non ha svolto una vera e propria consulenza di parte. Ma ritornando indietro, il fatto che a lei non sia stato messo a disposizione no. quel materiale a me fa nascere l'opinione che lei, ripeto, suo malgrado, perché lei non sapeva neanche che esistevano queste consulenze. No, le ho detto che, per esempio, quel nome che mi ha fatto di Cannavò sapevo che esisteva. Sì, ma non gli è stata data la consulenza. No, non ho chiesto io di vederla. Vabbè, ho capito. Allora, no, però, lei non conosce il lavoro della dottoressa Celli, sì. Non conosce il lavoro del dottor Cannavò, ma continua a ritenere che ha basato su quelle altre fonti le sue valutazioni. A questo punto, e qui non è più mia opinione e chiudo quella prima parte, ma diventa la valutazione processuale, sì. Ciò che lei ha detto non ha nessun valore più dal punto di vista processuale, nel senso non è in grado, non vado oltre, capisco che lei non è in grado di fornirmi alcuna informazione perché lei non ha neanche valutato le fonti tra virgolette di parte UVA sullo stesso argomento, e sto parlando di fonti tecnico-scientifiche. Assolutamente credo in questo momento non sospettabili di tra virgolette collisione con il nemico, insomma. Posso? Certo. Dunque, due cose. Rientrando però sui fatti, perché io ho esaminato gli atti che ho chiesto di esaminare, avendo io fatto una scelta ben precisa, che ho ribadito alcune volte nel corso di questa mia testimonianza. Io non sono un attore processuale, non sono un perito, non faccio parte del collegio di difesa. Però lei afferma che c'è stato assolutamente un pestaggio. Ma non faccio parte del collegio di difesa. Scusi, questo perché l'afferma che c'è allora, stato un pestaggio? Io svolgo un'altra funzione che apprezzabile, non apprezzabile, condividibile, non condividibile, è quella che io svolgo e svolgo da decine di anni. Quindi lei ha deciso di affermare che c'era un pestaggio senza... Io, perché lei non ha voluto vedere le consulenze io di parte, sulla base, io sulla base di elementi che sin da quando ne ho avuto conoscenza mi sono sembrati capaci di suscitare dubbi e perplessità, ho chiesto solo ed esclusivamente la verità su questa vicenda. Ma quale verità, scusi? Se professore. Questa richiesta risulta, come dire, tardiva. Anomala, sono io che me tardiva. Ne stupisco. Benissimo. Tardiva. Se questa, se è tardiva, professore, se questa richiesta risulta tardiva. Le ha iniziate a marzo del 2010. Perfetto. L'indagine è in corso dal primo giorno che è successo il fatto.
è stata un'indagine ampia, dettagliata, sono state esaminate tutte le vicende, sono state esperite consulenze di ogni ordine, sono state acquisite tutte le documentazioni telefoniche e quant'altro, sono state sentite le persone. Quindi il fatto che lei dopo 2 anni, a marzo, viene messo nelle condizioni, a questo punto lei aggiunge anche per mia scelta, ma no, me, no, non per mi... mia scelta, no. Benissimo. Allora, anche per, allora per sua scelta, di chiedere all'autorità giudiziaria, come lei ha fatto più volte, di andare a chiarire dei punti che in realtà gli stessi consulenti di parte hanno chiarito, ma lei dopo 2 anni ci viene a chiedere che noi dovremmo ancora, come se non avessimo mai fatto questi accertamenti e queste verifiche. Beh, mi sorprende allora adesso. Io pensavo che chi l'avesse informata le avesse taciuto dell'esistenza di queste consulenze di parte. Lei invece mi dice di aver per scelta ignorato le stesse o non voluto conoscerle. Ma lei seleziona, scusi, e prende per buone le dichiarazioni di Bigiorgero che non ha visto niente e quant'altro e non vuole neanche leggere un rigo del vostro consulente che ha esaminato scientificamente e ha valutato scientificamente. Chi è il vostro consulente? Più di uno. Allora, io continuo più a dire che lei non mi si può rivolgere a me come vostro, perché io sono io e sono singolo, quindi il lei va bene, ma il vostro non esiste. Non faccio parte del collegio difensivo, non sono un familiare di Uva, quindi io non ho consulenti. Io non so perché lei questo sembra non volerlo accogliere. Scusi, lei ha chiesto che noi facessimo determinati accertamenti, dando per scontato che questi accertamenti stati fatti. Come sa? Oggi io apprendo che lei sapeva dell'esistenza almeno di una consulenza di parte, ma che lei non l'ha voluta esaminare. Allora, ho capito male. Come rientra tutto il discorso che lei mi ha fatto adesso col fatto che sostiene il procuratore capo il 30 settembre del 2009? Procuratore capo? Sì. Il 30 settembre del 2009 è stato aperto un fascicolo sulla base delle denunce di Bigiorgero? Ma lei guardi che è male informato. No. Sì. Mi dispiace, ma no. Lei è male informato. No. Lei, è la dichiarazione ufficiale. Lei è male informato sull'apertura. Lei è male informato. L'indagine è iniziata con la morte di Giuseppe Uva. È iniziato il giorno stesso in cui Giuseppe Uva è deceduto. L'indagine è andata avanti, ha avuto un primo momento di verifica con l'accertamento di responsabilità. Quando sono stati depositati gli atti alle parti con la richiesta per la, poi andare oltre con la richiesta di via giudiziale dei medici, ci sono state delle istanze di parte che non erano queste consulenze ma altre affermazioni che chiedevano un'ulteriore verifica di altri aspetti, dato che questa procura non ha mai trascurato nulla, mentre si è proceduto con la richiesta di rinvio a giudizio dei 2 medici, questo già nel settembre e ottobre dell'anno scorso, è continuata l'indagine per verificare la fondatezza di queste lagnanze della sorella di Giuseppe Uva. Questo non c'entra niente allora, con quello che io le ho chiesto prima. Sì, e cioè, se vuole argomento, se crede. Argomenti però vabbè, fatti. Lei ha fatto un discorso il cui senso, se non sbaglio, ma sono pronto a rettificare, era: abbiamo fatto esattamente tutto ciò che era necessario fare. Alla fine di marzo, se non sbaglio, o ai primi di aprile, un lunedì, il procuratore capo fa una conferenza stampa nella quale ricorda che il 30 settembre 2009... Allora, le sto dicendo che è un dato è stato interpretato male da lei. No, dalle parole... Vabbè, è interpretato male. Allora, scritto male. Hanno interpretato male. No, comunicato scritto. Lei lo interpreta che il 30 settembre è iniziata l'indagine. Scusi, però. Non l'ho capito. Io non sto interpretando. No. Ma lei non sta cambiando argomento. Lei mi deve rispondere sui fatti. Ah, vabbè, vuol dire che questo non lo vuol sentire. D'accordo, non lo sento. Cosa non voglio sentire, professor? Scusi. Lei mi ha detto, ha interpretato. Io ho detto no, non ho interpretato. Esiste un comunicato. Quindi sa cos'è il termine stralcio processuale? No, no, è stato aperto un fascicolo il 30 settembre sulla base delle denunce di Alberto Bigiorgero e della sorella di Uva. È un'informazione mal interpretata. No, mal scritta, d'accordo.
Ma non mi interessa, ma le scritte vale interpretate. No, è diverso. Non cambia niente. Come? Cambia tutto. No, non cambia niente rispetto a quello che lei mi deve. Prima certo, mi stava dicendo. Certo, certo, rispetto a quello no, ma non rispetto a quello. Lei mi ha detto che tutto era stato fatto, io dico, ma se tutto era stato fatto, come mai viene comunicato che il 30 settembre scorso è stato aperto un fascicolo contro Ignotti, se non sbaglio, sulla base delle si sbaglia, anche in questo. E contro chi? Si sbaglia. Non è contro Ignoti. E contro chi? Non sono tenuto a spiegare. Ah, quindi va bene. Quindi è stato aperto stralcio. Un fascicolo. È stato... No, è stato operato uno stralcio. Benissimo. Se lei non conosce il significato, glielo tanto spiego meglio, senza quindi... problemi. No, ma tanto meglio, perché mi ha dato un'informazione preziosa, che non è contro Ignoti, ma quindi è nominativo. No, non le ho detto questo. Vabbè, no. Comunque non è contro Ignoti. E quindi... non è neanche nominativo. Vabbè. Sarà contro... E non è neanche nominativo. Va bene, e comunque, quindi qualcosa... Non le ho dato nessuna informazione. Ma figuriamoci, mica non penso... Le ho del... Mica penso di... Ma figuriamoci, ma non mica penso di essere in grado Ignoti, di togliere... né contro benissimo. Qualcuno, benissimo. E comunque. Non è un fascicolo nuovo, ma è lo stralcio, dato che le indagini non si sono mai interrotte dal momento della morte di Giuseppe Uva. Nell'agosto, nell'estate del 2009, erano pronte per essere mandate a giudizio con la richiesta relativa le posizioni dei medici, e quello è stato fatto. Questo si chiama tecnicamente uno stralcio, non c'è nessuna attività nuova di indagine che nasce solo a settembre, come qualcuno ha pensato di interpretare quel dato. Ciò detto, ritorniamo al punto. Quindi l'indagine non nasce a settembre del 2009. No, no, non l'ho mai detto. E chi vuole interpretare in questo senso è decisamente in malafede. Non certo io. E ho detto, ho infatti, fatto addirittura riferimento al suo atto. Quindi, benissimo. Quindi vuol dire che i suoi atti li conoscevo. Almeno uno, due. Insomma. No, lei ha letto il comunicato stampa, non no, ha conosciuto l'atto. Il suo atto. Cioè, ah, l'esame del dottore. Che precede, quindi. Sì, adesso ho compreso. E quindi era tempestivo, non era intempestivo. Perfetto. È mai interrotta quell'attività d'indagine. Allora, ci ho detto, ritorniamo al punto per capire se ha un valore o meno processuale ai nostri fini, quindi, oppure se è soltanto un fatto che riguarda altri ambiti e quindi non ci torniamo più, la circostanza che lei, conoscendo l'esistenza di consulenti di parte, che avrebbero certamente meglio del poliziotto dell'ospedale, o di Bigiogero potuto darle una valutazione sulle lesioni e sulle sue loro conseguenze, se lei l'ha conosciuto oppure ha ritenuto di non tenerne conto per arrivare alle conclusioni. Ho ritenuto di non tenerne conto, come diceva. Perfetto. Come detto prima. Quindi tutto ciò che lei dice sull'esistenza delle lesioni non solo è sulla base delle fonti, ma anche sulla base di una selezione, esatto, delle fonti. Certamente. Bene. Bene. Scusi, ma proprio, ma c'è un senso al fatto che lei ha preferito, per continuare ad affermare che c'era stato un pestaggio, di ritenere credibile quello che dice Bizzozero, di tenere fondamentale la strampalata dichiarazione dell'ufficiale presso i posti di polizia? E contemporaneamente decidere, come lei dice, volutamente, di non leggere neanche una parola di quello che dicono i consulenti di parte su queste lesioni? Beh, la testimonianza, o cos'è, mi ha detto che non è giusto il termine ricostruzione, la denuncia, credo, di Bigiogero, mi è sembrata estremamente persuasiva. Estremamente persuasiva. Persuasiva in cosa? Nella ricostruzione, se posso usare questo termine, dei fatti di cui lui è stato parziale testimone e di cui comunque ha avuto occasione. Fonico, perché lui non ha visto niente. No. Inizialmente testimone oculare al momento, sì, del fermo, e successivamente, perfetto, fonico. Poi ho trovato molto interessante, come le dicevo, ma adesso torniamo indietro, la telefonata del 118, la risposta data dalla caserma, quindi tanti elementi, sì, ma poi che mi inducevano semplicemente a chiedere che venisse accertata la verità. Scusi, professor, non le sembra singolare? Lei continua a trattarmi possiamo come anche concludere un attore qua processuale. No, io non sono un attore possiamo processuale anche e non sono un qua consulente di parte, non le... e non sono un membro del collegio di difesa. Vabbè, ma adesso anche io se io lei apprendo mi tratta come se fosse una parte, voi no, continua a dire. Guardi, beh,
Io sono lei si è fatto Luigi Manconi, portavoce in più sedi. Adesso apprendiamo che lei chiedeva a noi di fare delle indagini, dimostrandosi ignorando le indagini che avevamo già fatto, palesemente, e addirittura avendo deciso lei a tavolino di non conoscere neanche che cosa dicevano. Lei oggi ha usato dei termini nei confronti del povero comandante del posto di polizia dell'ospedale. Sono considerazioni che ho già espresso direttamente alla persona. Immagino, quindi posso tranquillamente che non sono state rese pubbliche, dunque io certamente. Appunto, dunque io mi dovevo basare su quello, non mi potevo basare sulla mancata telefonata che lei non mi ha fatto per dirmelo, capito? Ma si immagini se io le faccio la telefonata. È ovvio, ma è ovvio. Guardi che è ovvio anche per me, non pensi che allora no, mi permettevo un leggerissimo scherzo tra me e lei, vorrei precisare che quando io dico ci mancherebbe che le facessi una telefonata, mi riferisco esclusivamente, naturalmente, al mio ruolo. Questo è pacifico, che non consente di fare telefonate. Mi è chiaro che io conosco l'ordinamento. Ho avuto persino la fortuna di avere un ruolo di responsabilità. Perfetto, ora è significativo, lei comprenderà, e quindi da questo punto di vista fa perdere interesse ad altre domande che le potevo fare, la scelta che lei mi dice di non aver voluto neanche leggere le consulenze di parte. Il dottor Belgiovani non ha mai visto il cadavere, il dottor Belgiovani non ha mai partecipato alle attività di consulenza, il dottor Belgiovani me l'ha appena detto lei, ma io non posso fare altro che ha ragione. Me l'ha detto lei mi sta riferendo di un'affermazione che io ovviamente non conoscevo, non essendo io parte del collegio di difesa, però è interessante che non ha voluto leggere le consulenze e ha tenuto per buono quello che diceva Bigiotto. Guardi, perché che non ha visto nulla tra i familiari di Uva alcune di queste consulenze non venivano, cioè Lucia Uva riteneva che alcune di queste consulenze non fossero significative, tutto qua. Beh, scusi, forse lei avrebbe potuto verificarlo di persona. Assolutamente prima di per orocolato non prendo nulla, come già ho detto. Beh, quello di Bigiozzo mi sembra che lei l'abbia messo come pietra miliare questa dichiarazione. Perché mi attribuisce frasi che non userei mai? Persuasiva è diverso da pietra miliare. Persuasiva, sì. Cioè l'hanno convinta? Sì. Benissimo. Però lei ne ha ritenuto di non verificarla in alcun modo, neanche con le consulenze. Parzialmente, per niente, non l'ha verificata. Sì. Alcuni casi sì. No, in questo caso. Ah no, in questo caso. Qui stiamo parlando di Uva, non di altro, eh. Di Uva, anch'io sto parlando di Uva e non di altro, assolutamente. Appunto. Non mi permetterei mai. Scusi, con quale consulenza lei ha verificato? Quello che lei in questo momento ha definito essere stata dall'interessato non qualificata come consulenza, cioè quella di degli uomini, se dico per il cognome. Per chiarezza, il dottor Belgiovani in questa sede ha tenuto a precisare quello che lui ha detto, e comunque anche nel suo elaborato scritto il dottor Belgiovani non fa alcuna valutazione sulle lesioni, non fa alcuna valutazione sulle lesioni. Quindi lei, anche se, come lei afferma, io non ho dubbi su questo, avesse letto, come ha letto, la relazione, il parere del dottor Belgion, non ha mai potuto trovare in essa alcuna conferma al cosiddetto pestaggio, al fatto che quelle lesioni, quelle che ci sono e non quelle inventate o fantomatiche, siano state prodotte in modo diverso da un atteggiamento autolesionista. Perché il dottor Belgion non dice una sola parola sul punto, e né avrebbe potuto dirlo. Il dottor Belgion dice tutt'altro, dice che secondo lui è necessario vedere meglio i vetrini, e fa delle ipotesi che poi sono state smentite da altri consulenti di parte sulla possibile presenza da ricercare di eventuali altre ipotetiche fratture, ma su quello accertato ha tenuto a ribadire che lui non ha nessuna contestazione da voto. Quindi io prendo atto, riassumendo, e ci chiudiamo perché qui non dobbiamo andare oltre, che lei ha scelto di non vedere le consulenze di parte e quant'altro abbiamo detto prima.
A questo punto non c'è più alcuna informazione che lei possa dare utilmente per le indagini, visto che ignorava anche a che punto le stesse fossero e le sue fonti sono soltanto riepilogami. No, come l'ultima cosa, no, a che punto esse fossero? Sì, ignorava, no? No. Sì, lo ignorava, certo. In che senso? Nel senso che lei non conosceva neanche quali erano i dati portati dalla parte alle indagini. Ah, che con punto le consulenze, fossero le indagini? Cioè, a che punto sono le indagini? No, non lo sa. Non lo sa perché, sì, certo. Il punto non intendo la fase processuale, intendo l'acquisizione delle indagini. Se lei non sa neanche qual è il contenuto delle consulenze di parte, meno che mai può essere in grado di conoscere qual è il prodotto del combinato delle varie consulenze, certo, che sono state acquisite, certo, in atti. Quindi, mentre l'indagine è lì e va avanti da tempo e già ha portato a un risultato importante, quale quella è incriminazioni, lei ci chiedeva di fare altre cose rifiutandosi di leggere anche le stesse consulenze, no, di parte. No, così. Sì, è così. Si è rifiutata lei di leggerle. L'ha detto lei, ho capito, no, male. No, l'ho detto, l'ho ripetuto, quindi risulterà sicuramente. Quindi ha detto risulterà che non è che non è stato prodotto il materiale, che lei ha fatto, certo, la scelta di non, certo, volerle leggere. Certo, certo. Ecco, e che per lei era sufficiente la telefonata al 118, le dichiarazioni di Bigiogero e le strampalate affermazioni dell'ufficiale di PG. Io non ho detto strampalate. Io lo sì, ho appunto, aggiunto, ci mancherebbe. Appunto. No, questo è chiarissimo. Va bene. Allora, io lei ha qualche altra informazione utile da dare alle indagini? No. Benissimo. Allora, chiudiamo l'atto che sono le ore 13:04.